Un saluto a tutti, bentornati anche oggi sul canale Homo Tenacious Anime. Come vedete, video sicuramente diverso dai soliti, al momento niente anime, niente informazioni, ma semplicemente questa presa diretta, questa facecam, perché mi è stata fatta la richiesta da amici, colleghi e da persone come voi che sono iscritte al canale, le quali avevano la curiosità di sapere come realizzo i miei video. In effetti, per chi mi segue da un po' di tempo avrà notato che il format è sempre il medesimo, ci sono delle schermate prefatte e poi la mia voce, talvolta fuori campo, solitamente invece in presa diretta, quindi anch'essa in facecam, che vi racconta le mie personali opinioni, idee e sentimenti riguardo agli anime che voglio recensire. Visto che ogni volta sarebbe praticamente improponibile fare un video diverso e soprattutto perché questo farebbe sì che non ci sia una univocità dei filmati, ma sarebbe un grossissimo brodo in cui galleggia un po' di tutto. Io invece volevo incanalare in un format che sia visibile in maniera tale che chiunque veda un filmato di questo tipo riesca a capire che l'ho realizzato io, che sia del canale Homo Tenacious. E così anche per le thumbnail che vengono caricate sono tutte uguali, non perché ci sia poca fantasia da parte del sottoscritto, ma vogliono che sia, voglio, perdonatemi, che siano un marchio di fabbrica, quello che io oso definire un personal brand, insomma, qualcosa che faccia riconoscere il mio canale di primo acchito a chiunque. Detto questo, come vi dicevo poc'anzi, mi è stato appunto chiesto, quindi vorrei mostrare oggi in un video, non so se sarà di una sola puntata più lunga o se lo spezzetterò, di come faccio fisicamente a realizzare gli anime, o meglio le recensioni, queste piccole pillole che poi porto sul canale. Allora, per farlo in primis sto utilizzando come software al momento per registrare OBS, Open Broadcast Software, che è il software più diffuso e più conosciuto per fare registrazioni per le live su internet, ma anche per poter fare lo screening e registrare direttamente ciò che si vede sul PC. La fortuna che al momento io ho due schermi, quindi OBS gira sul secondario, evitando quel noiosissimo fenomeno di Inception in cui c'è lo schermo nello schermo nello schermo replicati all'infinito, dovendo operare su un monitor solamente. Le cose fondamentali sono le seguenti. Allora, prima di tutto, visto che come vi ho detto i video sono sempre uguali, ho creato dei template. Questi template vengono riportati di volta in volta e ovviamente modificati in base alle mie esigenze. Ora comincio a mostrarvi esattamente i passaggi, il flusso logico, se vogliamo, che utilizzo per fare i video. La prima cosa, riduco quello che è il mio faccione e mi porto nell'angolo in alto per non dar fastidio alla spiegazione. Ecco, una volta che sono stato ancorato, ora dovreste vedere lo sfondo del mio monitor numero 1, l'Acer di sinistra. Allora, su questo iniziamo con le spiegazioni, quindi il fulcro di quello che sarebbe la o le puntate. In primis, io ho un disco fisso ridondante con un secondario, con un programma di Ghost per evitare che i dati disgraziatamente vengano persi, anche se poi YouTube registra, tiene l'originale, il RAW di ciò che abbiamo trasmesso, non si può mai sapere nella vita, quindi preferisco averne una copia. Il tutto è raggiungibile con la mia cartellina, che molto bonariamente ho chiamato, scusate, come progetto Homo Tenacious, e qui all'interno vado a ospitare quelli che sono tutti gli anime che voglio andare a recensire. In questo caso la prima cosa che faccio è, visto l'ultimo che è stato pubblicato a livello numerico era Island, creo una cartella direttamente nuova. Scusate, ho sbagliato, cominciamo subito. Ok, nuova cartella, perdonatemi. E andiamo semplicemente a numerarla e mettere la nomea di quello che vogliamo recensire. In questo caso pensavo all'anime Gate. Una volta fatto questo, come dicevo, dobbiamo utilizzare i template che io ho prefatto. Sono dei template creati in Full HD, quindi 1920x1080, affinché abbiano una buona resa qualitativa. Poi è comunque YouTube che ci pensa in automatico a fare il resize dei filmati, però cercavo di farli nascere in maniera natia con una buona qualità.
inutile farli in 4K perché sinceramente non sono cose che reputo debbano essere portate in 4K, occuperebbero uno spazio enorme per niente, fossero filmati di esterni, mostri o quant'altro, evidentemente sì, ma delle recensioni in 4K al momento stridono con quello che è il mio pensiero, il mio concetto di recensione. Ora, dovrei avere qua sotto già preparata da prima una piccola cartella che è questa, vedete, la mia cartellina sfondi template, in cui ho raccolto tutti i PNG di ciò che mi serve di volta in volta per poter fare il video. Una sottocartella template full HD, ho le classiche canoniche, oserei dire finestre che ormai tutti voi conoscete per chi mi segue, che sono quelle che di volta in volta compaiono nell'arco dei miei video. Allora, andiamo semplicemente a fare un banale copia e incolla e le portiamo all'interno della cartella gate. Perfetto. Adesso operiamo come programma con un programma in vettoriale. Io utilizzo Macromedia, la vecchia versione che era Dreamweaver o la CS6. In alternativa si potrebbe utilizzare Adobe Illustrator, ma mi trovo meglio con le prime due, che sono quelle che hanno permesso di stipulare, diciamo, o meglio, scusate, di creare questa palette di template che utilizzo più spesso. Pertanto andiamo solo un secondo ad aprire Fireworks. Ok, una volta fatto questo vi illustro come sono le palette direttamente native. In questo caso andiamo a vedere Gate, quindi la prima che vedete sempre quando compare un video è la scheda dell'anime, la parte riassuntiva in cui vedete le informazioni, quindi la serie TV, le informazioni prese solitamente da Wikipedia perché sono abbastanza aggiornate e mi sembra doveroso citarla anche come fonte perché sicuramente autorevole, e poi un piccolo pezzo di trama che solitamente mi sono preappuntato in un file di testo e vado a incollare, giusto per dare l'idea di massima di ciò di cui stiamo parlando. Come secondo template, vedete che compare sempre quello dei personaggi, che di per sé è quello più strutturato, è quello più difficile da lavorare e che concettualmente ha occupato più tempo per la sua realizzazione. È fondamentalmente un template il cui sfondo è un canale alfa trasparente e di volta in volta questi quadrati, che poi sono quelli che ospitano i personaggi, vanno fra virgolette bucati affinché rimanga la parte appunto alfa trasparente sotto, e giocando con i layer posso andare a inserire quelle che sono le immagini dei vari personaggi in maniera tale che non debba diventare pazzo ogni volta a fare dei resize. Quindi il quadrato, la cornice è quella già preimpostata, cambio solamente il nome e quello che poi fisicamente è lo sfondo. Sempre della cartella template abbiamo poi un classico manga, solitamente la slide, la scheda manga può essere manga o nel caso l'anime non sia trattato, non derivi da un manga, potrebbe essere anche una light novel, quindi dipende semplicemente dalle volte, ma è una normalissima scheda come quella precedente, e ribadisco tutte quante in full HD, in cui vengono riportate le informazioni, un pamphlet, diciamo, di quello che è appunto il cartaceo dell'anime che voglio recensire. E in ultima analisi, sempre nella medesima cartella, solo un secondo, abbiamo il canonico pro e contro, quindi i sentimenti, diciamo, quella che è le mie idee così di primo pelo, di primo acchito, quelle che sono le informazioni che io ho ricevuto dall'anime e che poi esprimo con un canonico pro e contro, cercando di valutare sempre con grano salis quelle che sono le tematiche su cui sono state sviluppate e ciò che ho trovato bello o grazioso o bellissimo o meraviglioso, oppure qualcosa che invece mi ha disturbato e non mi è piaciuto. Quindi un banalissimo riassunto, un totalone di quella che potrebbe essere la serie, diciamo. E adesso, visti quelli che sono questi quattro template, dobbiamo fisicamente andare a compilarli, se vogliamo un gergo tecnico e informatico, per cui partiamo direttamente dal primo, che come abbiamo visto in ordine di posizione è scheda anime, e semplicemente, come detto poc'anzi, andiamo ad aprire Wikipedia. Io ero già premunito di avere a finestra ridotto qui in basso nel lato sinistro dello schermo, e andiamo con una classica ricerca Gate Anime a vedere le informazioni e le ultime novità che sono ospitate. In questo caso già notiamo che è una light novel.
Allora, la prima cosa, visto che io mi occupo di anime, quindi la serie TV, utilizziamo un banalissimo copia e incolla andando a vedere quelle che sono le informazioni, quello che è il canale che lo distribuisce al momento Crunchyroll, e semplicemente ci limitiamo ad andare a inserirlo in questa scheda che io avevo già, perdonate, precompilato. Adesso appena riesco. Ok, Ctrl V. La scritta è già indentata, tutte quante sono uguali, con un carattere Ubuntu in bianco e tutte quante hanno una carenatura come un anti-aliasing netto e un piccolo effetto ombra per dare il rilievo. Sempre ovviamente questa cosa è fatta per tutti i caratteri, tutti sono uguali di ogni scheda per mantenere quella che è l'uniformità del lavoro, una cosa alla quale tengo particolarmente. Per ciò che riguarda la trama, beh, come dice il nome stesso, non è più né meno che il riassunto di ciò di cui parla la serie. In questo caso mi sono precedentemente creato un piccolo file di testo che ovviamente varia da anime ad anime. In questo caso era codesto. Vado a selezionare quello che è il riassuntino e esattamente come poco fa torno nel mio programma di elaborazione in vettoriale e andiamo a inserirlo qui nella trama dove al momento erano presenti una serie di X o di caratteri completamente messi a caso, giusto per dare un'idea di come si presenta all'occhio umano ciò che noi stiamo per incollare. Quindi se è gradevole da vedere, se è necessario che ci siano delle spaziature, se è necessario andare a capo, o anche più semplicemente se per caso la scritta è troppo lunga e deborda da quelli che sono la safe zone, quindi la zona di sicurezza all'esterno della quale poi il video potrebbe anche non comparire. Quindi un canonico Ctrl V, in questo caso è già stata sistemata, indentata in precedenza, e un Ctrl S, andiamo a salvare. In questo caso la prima scheda, sempre in formato PNG e Full HD, è pronta. La seconda è quella che personalmente ci farà lavorare di più. Allora, abbiamo detto che la seconda è quella che ospita i personaggi. Di norma, per non metterne 14.000 in una pagina e affinché si possano vedere, quando nacque l'idea del canale e di questi template, ho decretato che siano 9, quindi al massimo 9 personaggi per ogni pagina. Di solito con questo numero, almeno i principali, riesco sempre a inserirli. Può capitare talune volte, ed è capitato, ad esempio, per non fare nomi e cognomi con un anime famosissimo, tiriamo in ballo ad esempio Rias Gremory, tanto per fare dei nomi, quindi D4D, che i personaggi non siano 9, non siano 18, neanche 27, avrei potuto andare avanti a inserire nomi, sono una quantità veramente infinita per chi segue la serie. In quel caso creo due slide con personaggi 1 e personaggi 2 affinché, sempre ripeto, i principali, perché in quel caso veramente sarebbero state troppe. Mi pare che su Wikipedia siano più di 40 quelli che possono essere trovati, che comunque hanno un ruolo, non dico magari fondamentale, ma non sono delle semplici comparse, erano veramente tanti, quindi ho decretato che come numero di 9 solitamente posso star dentro la maggior parte degli anime. A questo punto andiamo a sostituire quelle che sono, vedete, riga 1, riga 2, riga 3 fino appunto alla 9, che sono già precompilate, con i nomi dei personaggi medesimi. Per far ciò, torniamo sulla cartella di prima, quindi quella ospitata sul mio famoso disco fisso ridondante, e mi sono preparato altrove, solo giusto un istante, vi prego il tempo di trovarla, una sottocartellina, Ctrl C, anzi la trasciniamo qua sul desktop, dovreste vederla, miniature personaggi, la tagliamo, tasto destro taglia, e andiamo a incollarla fisicamente come sottocartella della root principale di Gate. Questa cartella contiene sia un documento Word che sono i nomi dei personaggi, in questo caso dei 9 che ho scelto, vediamo se così si vede meglio, e poi delle miniature che non per forza sono già tutte quante con lo stesso size, cioè della stessa grandezza. Ho cercato di trovare qualcosa di simile, cioè evito di prendere
dei 1024x768 e dei wallpaper da 2048x1090 o delle thumbnail da 300 pixel, perché diventerebbe un po' difficile da gestire. Però solitamente è tutto qualcosa che sta su un formato quadrato sui 3/400 pixel come altezza e base. A questo punto torniamo nuovamente sulla, eccolo qua, torniamo nuovamente sulla scheda principale e semplicemente cominciamo a condirla con i nomi dei personaggi. Quindi prendiamo il buon Itami, un canonico Ctrl-C, Ctrl-V, avendo già, come vi dicevo prima, il carattere Ubuntu direttamente indentato con l'effetto ombra, con una certa graduazione, nonché gradiente di nero. Risulta che siano tutti quanti uguali, in modo tale che non ci sia una difformità e non dia fastidio, non sia brutto da vedere, non dia fastidio all'occhio. E proseguiamo con gli altri. Tuca Luna Marceau, stessa cosa, un canonico Ctrl-C, Ctrl-V, quindi niente di trascendentale. Se sono troppo lunghi preferisco averli su due righe. Ci gettiamo poi su questa impronunciabile Lelei Lalelena, di cui più e più volte ho dovuto rifare il video in questo punto, perché uscivano delle cose pronunciate assolutamente orribili. Adesso passiamo a quella che è la mia preferita, Rory Mercury, della quale, piccolo spoiler, ho ferma intenzione di comprare un action figure se la trovo a Lucca, oppure molto più probabilmente ad Akihabara il mese prossimo, quando sarò per festeggiare il Capodanno a Tokyo. Poi Shino Kurabayashi, vediamo, magari a questo punto poi verrà accelerato se vedo che diventa troppo noioso. Takeo, perfetto. Akira Tomita, ripeto, questi non sono tutti, ce ne sono sicuramente altri, ma non si può riempire una preview di 4 minuti con 200 nomi, quando poi magari il succo dell'anime in realtà non interessa allo spettatore, quindi sarebbe del tempo perso, non mio, ma fatto perdere a voi, perché magari è una tipologia di anime che non vi interessa, quindi non vedo perché dover essere così pedanti da inserire assolutamente ogni nome, ogni riferimento. Diventerebbe una cronistoria molto sterile e non più una recensione, perciò non mi piace. Inseriti i nomi, andiamo con un canonico Ctrl-S, salviamo. E qui si fa la parte più interessante di questa scheda. Allora, come vedete, se la seleziono, è composta da almeno una, mi sembra che siano 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, più lo schermo rifatto in vettoriale, sono una ventina di elementi compositi. Così non potrei operare. Pertanto devo trasformare questa PNG, che ripeto al momento è in vettoriale, e unire i livelli, o meglio ancora appiattirli. Quindi col comando elabora, appiattisci selezione, in questo caso vedete qua ho ottenuto una bitmap, quindi non ho più un PNG multilayer, ma la bitmap, ricordiamo, che poggia, passatemi il termine, su uno sfondo, se seguite il mouse lo vedete qua sotto, area di lavoro, che è trasparente. Pertanto a questo punto con il comando bacchetta magica posso andare a selezionare i vari rettangoli bianchi e, cancellandoli, come vedete adesso a video, compare lo sfondo, il famoso canale alfa, che è quello che noi utilizzeremo per andare a inserire tutti quanti i personaggi che io ho precedentemente salvato nella cartellina. Quindi ritagliamo, buchiamo se volete, vedetelo come un cartoncino con uno sfondo, un po' come quando si fanno le cornici, cartoncino da mettere nei quadri, in cui poi nella parte sotto c'è la vostra fotografia, diciamo. Andiamo nuovamente a salvare. E adesso la parte più bella, prendiamo i nostri personaggi uno a uno, andando a vedere, anzi li porto di qua, scusate, li porto di qua. Allora cominciamo con Itami, quindi semplicemente cerchiamo Itami, drag and drop, trasciniamo e ci compare direttamente, eccolo qua. Come vedete in questo caso è un po' più piccolo della parte bianca, noi non ce ne preoccupiamo e trasciniamo tutti quelli che ci servono. Allora, ho sbagliato cartellina, miniature, la seconda Tuca Luna Marceau. Allora, dov'è vista prima qua? Tuca Luna, sempre JPEG o PNG che siano, non è un problema, cerco già di allinearle ma le sistemeremo poi in un secondo tempo. Poi abbiamo Lelei Lalelena,
questo è un miracolo che l'abbia detto giusto, però ben due volte di fila, perché vi posso garantire che quel video è stato fatto e rifatto finché non sono riuscito a pronunziarmi il nome in maniera corretta. Poi la mia preferita, nonché credo waifu dell'anno, Rory Mercury. Allora, eccola qui. Perfetto, cerchiamo di allinearli già da subito il più possibile. Poi abbiamo Kuribayashi, sempre in JPEG anche questa, indipendentemente che siano JPEG o GIF non cambia assolutamente niente, un passaggio in più se fossero PNG, poi lo vedremo. Altro nome, Takeo Kurata, quindi l'ho visto poc'anzi, eccolo qua, sempre JPEG, trasciniamo con un classico drag and drop. Poi Akira Tomita, sempre JPEG anch'esso, ci facilita sicuramente il compito. Ok, miniature, Kurokawa, eccola qua. Ecco, Kurokawa, vedete ad esempio quello che vi dicevo prima, ho preso l'immagine, la più bella che ho trovato, ma il size è completamente sbagliato. Credo che sia un 720 progressivo, perché è poco meno della metà, forse di più, del Full HD. In questo caso non va bene e non potrei trascinarla, perché anche con un resize comprenderebbe un sacco di spazi, di bordi accanto che non servono, quindi la cancelliamo e la apriamo direttamente da sola come nuovo frame all'interno del nostro programma. Decretato che è costei che vogliamo, andiamo con lo strumento taglierina a selezionare solo il viso, togliendo la parte che non serve, cercando di stare su un formato più o meno quadrato. La trasciniamo direttamente all'interno di, scusate, personaggi. Il size è sempre più grosso, semplicemente andiamo a fare un resize a questo punto, solo della parte che ci è interessata, togliendo appunto i bordi e il personaggio sulla destra, che era il comprimario, e andiamo qui a posizionarla. Ultimo passaggio, Hitoshi Furata, vi chiedo solo un istante di pazienza. Allora, Hitoshi Furata, eccolo qua, stesso lavoro, anche questo è parecchio grosso, però possiamo semplicemente fare un resize di questo tipo, anche se ok, è abbastanza visibile. Ora notate che i personaggi ci sono tutti, sono inseriti nell'ordine corretto, ma non sono della dimensione giusta, perché si vede sempre una parte sotto di canale alfa, quindi bisogna andare ad adattarli. In questo caso ingrandiamo un attimo quella che è l'area di lavoro, prendiamo il nostro personaggio e con le classiche canoniche maniglie cerchiamo di portarlo a una dimensione che sia congrua con quella degli altri PG che ho appena inserito. Sempre le maniglie dello strumento scala, nuovamente le Leila, l'Elena, e ok, possibilmente anche un po' più grossi della parte del ritaglio, ma adesso vi dirò il motivo, perché una volta che, anche se debordano, come in questo caso Rory Mercury, avete visto che è abbastanza, la base è abbastanza più alta rispetto a ciò che andrà visto, andremo poi con il famoso, passatemi il termine, giochino dei layer a portarli tutti in secondo piano, o meglio a portare in primo piano la bitmap, che è questa qua, in maniera che sovrasti la cornice. Ora sicuramente è più semplice da farlo vedere che da dirlo, vi chiedo ancora solo un attimo di pazienza, questo è ancora troppo piccolino. Ok, ogni tanto un salva, perché non si può mai sapere, mai che venga perso il lavoro abbastanza lungo, come vedete, di svariati minuti. Ora tra l'altro l'immagine l'avevo già salvata, ma dovete anche tenere presente che solitamente vado a caccia di immagini a fare un resize precedente, quindi questo è un riassunto di quello in questione che ho fatto, ma c'era già una parte preparatoria. Ok, allarghiamo un attimo qui, basta abbassarlo di poco, perfetto. Adesso ultimo step, prendiamo, affinché siano tutti della stessa dimensione, vedete che qua non è rispettata la spaziatura fra i quadrati, prendiamo il layer bitmap, che è quello che prima abbiamo salvato unendo tutte quante le linee, le 20 linee del vettoriale, e lo trasciniamo come layer principale, quindi lo portiamo su in alto, ancora su di uno perché era rimasta, ok, perfetto,
E se adesso andate a vedere, abbiamo tutto perfettamente incasellato. Quindi tutti i nostri 9 personaggi, tutti con la stessa grandezza, tutti delle stesse dimensioni e tutti quanti spaziati in maniera univoca gli uni dagli altri, in maniera che sicuramente sia una cosa gradevole da vedere e non siano completamente messi a casaccio. E questo è quello che io faccio ogni volta per ogni singolo video, per ogni personaggio. Quindi capite bene che veramente è un lavoro parecchio lungo. Purtroppo 4 minuti / 5 che solitamente uso per editare i video, solo fino a questo punto avete visto, occupano almeno una ventina di minuti, tenendo conto che alcune cose le avevo già prefatte prima di cominciare a registrare, insomma. Eccoci tornati direttamente in fase di registrazione. Dunque, piccolo riassunto, avete visto com'è nata la storia, o meglio la cronistoria degli eventi per far sì che io possa creare un video, quali sono gli elementi peculiari, le slide, i file in formato PNG in vettoriale. Siamo circa a metà dell'opera, ora possiamo tranquillamente proseguire riaprendo il nostro Macromedia, e abbiamo finora analizzato la scheda anime, quindi il primo file, tutto quello che rappresenta la storia dell'opera, la parte dei personaggi, che è quella più complessa, in cui ricordiamo c'è questo sfondo, questo layer trasparente che va utilizzato per apporvi le immagini dei nostri beniamini, delle nostre beniamine, utilizzando un livello come cartoncino che va bucato. E adesso ci portiamo alla fine, alle ultime due slide, che erano quelle relative appunto al manga, o nel caso non sia manga, una light novel, e l'ultima che era il canonico pro e contro. Su questo onestamente non c'è molto da dire. Quella del manga ospita appunto le informazioni di ciò che è cartaceo, quindi non l'anime. Solitamente, come vi ho detto prima, le informazioni vanno sempre pescate comunque da Wikipedia, perché è abbastanza aggiornata. Quindi anche in questo caso riapriamo la camera e io mi porto nuovamente nell'angolino qua in alto, perfetto. Torniamo direttamente su Gate, ve lo metto qui a favore, analizziamo quello che è il testo. In questo caso abbiamo visto che è una light novel. Prendiamo le informazioni, in questo caso ce ne sono due, sia la light novel, che è un inedito in Italia, che un manga. In questo momento potrei scegliere quale utilizzare, visto che magari qualcuno piace la serie e la light novel è inedita. Il manga invece si trova, utilizzerò le informazioni del manga, non della light novel, quindi scelgo di fare un copia e incolla delle informazioni trovate ad adesso. Come sempre andiamo sulla scheda che abbiamo preparato, editiamo il blocco di testo che era precedentemente stato sistemato e posto al centro. Andiamo seguendo le linee guida, vedete che compare in mezzo una linea di mezzeria, diciamo. Questa linea è quella che ci dà il centro del rettangolo su cui stiamo operando. E poi rimane un'immagine da apporvi. Per l'immagine semplicemente utilizziamo il browser, cerchiamo Gate Light Novel Cover, tanto per averne una a caso, giusto per capire di cosa si parla. Ci rechiamo nella tab immagini di Google Chrome o del browser che stiamo utilizzando, cerchiamo l'immagine che preferiamo, De Gustibus. Io vado a prendere questa che contiene Rory Mercury, un banalissimo copia immagine, e poi andiamo fisicamente a incollarla. Con la funzione di incolla, come vedete, c'è una ridefinizione, perché probabilmente io sto operando in un formato di 72 dpi dot per inch, quindi come profondità, o meglio come risoluzione, scusatemi. L'immagine poteva essere una 150, una 300 dpi, per cui l'adattiamo al formato video, ridefinisci. Come vedete, in questo caso è di dimensioni gargantuesche, veramente enorme, per cui la solita cosa: strumento seleziona, strumento maniglie, andiamo a ridurla e la posizioniamo più o meno al centro. Lasciamo un po' di spazio dalla parte alta, perché in questa parte dove sto muovendo il mouse adesso andrà poi la scritta che il computer renderizza durante i vari fotogrammi, che sarà appunto in questo caso manga piuttosto che light novel. Pertanto lasciamoci un po' di gioco e cerchiamo di centrarlo, così dovremo essere
Perfetti, sempre seguendo gli automatismi delle linee di mezzeria, facciamo un canonico salva e anche questa scheda è stata fatta. Ora ci portiamo sull'ultima, pro e contro. Questa non va copiata perché, ripeto, è l'espressione dei miei sentimenti rispetto all'anime, quindi se mi è piaciuto oppure no. In questo caso mi sono portato avanti, ho già compilato un pezzo, per quanto mi concerne buona la colonna sonora, buona intro, la storia semplice. Ovviamente cancellerò la parte di a un finale, perché Gate, al momento in cui sto registrando, siamo il 30 ottobre 2018, l'anime non è finito, o meglio, si è arrivati a un punto di stallo, una fine di una first season, e speriamo ci sia anche una second season, visto che la novel non è pubblica, il manga sta proseguendo, e se ci sono dei contro, io non ne ho trovati al momento, quindi mi limito semplicemente a scrivere un canonico non valutabile, perché non finito. Ovvio che magari qualcuno di voi invece potrebbe avere dei sentimenti differenti, possano non piacere i personaggi, possano non piacere alcune storie, oppure la musica, la colonna sonora, il background, insomma questa è una cosa del tutto personale, quindi è un giudizio del tutto soggettivo e non oggettivo. Questo è quello che io penso dell'opera in questione, quindi mi limito semplicemente a scrivere e compilarlo. Facciamo un canonico salvataggio. In questo caso abbiamo praticamente terminato, quindi posso limitarmi a chiudere, ok, fare l'ultimo salvataggio di file con un Ctrl S, chiudiamo il programma e ci ritroviamo con la mia cartella Gate, le miniature e poi quelle che erano le quattro slide che andrò a utilizzare. Questo è tutto ciò che viene fatto come prima parte del montaggio video. Dopo di questo ovviamente c'è tutto il resto, che comprende la registrazione fisica della mia persona con videocamera, la parte del montaggio audio dei vari settaggi e in ultima analisi quella che è il componimento totale che viene utilizzato in questo caso come programma adotto Vegas 15, Vegas Pro. Ovviamente tutto licenziato, io per fare questo progetto ho sborsato tutto di tasca mia, quindi il computer, tutto ciò che serve in maniera tale che possa andare anche fiero e orgoglioso del mio lavoro. E quando utilizzo Vegas, ora non ho nessun progetto aperto, questa è la dashboard che voi vedrete, la quale si compone anche qui di varie tracce e ognuna di queste tracce è quella che poi sommata alle altre darà il prodotto finale. Però questo lo vedremo direttamente in una prossima, ripeto, puntata. Adesso valuterò se fare un unico episodio lungo, dividere in più puntate e vedremo come effetto il montaggio con le varie tracce. La parte di ripresa la farò ovviamente prima del video, quindi preparerò direttamente con la mia Panasonic quella che è la ripresa. Le tracce musicali cercherò di scaricarle prima affinché non ci siano dei tempi morti durante questa registrazione e poi vedremo questo multitraccia come lo vado a comporre e come vado a unire, sommare e posizionare le varie tracce affinché ci siano quegli effetti durante i quali la slide da piccola diventa grossa, diventa un full screen oppure si riduce lasciando lo spazio per poter vedere un'anteprima della opening e della ending dell'anime in questione. Quindi io per il momento vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona giornata, vi chiedo sempre la cortesia di valutare, nel caso possa interessarvi, di iscrivervi al mio canale, seguitemi sui social e fate passaparola con gli amici. Grazie ancora e a presto. Un saluto da Omotenashi. Matane!